L'ufficio speciale trasporti a impianti fissi, l'USTIF, deciderà nelle prossime ore sulla riapertura della funicolare per Montevergine. È un organo periferico del Ministero delle Infrastrutture rappresentato da alcuni tecnici che sono intervenuti alle prove di carico per la verifica sulle misure di sicurezza dell'impianto che da Mercogliano sale a Montevergine. E ci potrebbe essere una bella sorpresa nell'uovo di Pasqua, perché già dalla prossima settimana la funicolare potrebbe riaprire. Sì, siamo oggi, dovremo terminare con l'Audi. Se positivi, il nostro obiettivo è quello di aprire per il giorno della passione, per il giovedì o venerdì santo della prossima settimana. Ci sarà il collaudo oggi, il collaudo se positivo verrà trasmesso all'USTIF, cioè al Ministero, che a sua volta poi lo dovrà trasmettere alla provincia. Quindi dovremo avere il benestare dell'USTIF e successivamente quello della provincia. Ci saranno anche orari serali, corse serali? Corse serali no, perché con il notturno non siamo autorizzati a poter effettuare corse. Ma dopo le 4 sì? Dopo le 4, con le giornate che si allungano, cercheremo di fare il doppio turno e quindi di garantire un servizio anche fino alle 7 di sera. L'idea è quella di portare fino alle 7 ma anche alle 8, dopo, chiaramente ci vorrà ancora un confronto anche con l'amministrazione, ma l'obiettivo è quello. Sicuro fino a ottobre. Poi dopodiché con l'amministrazione sta studiando di tenerla aperta comunque in determinati periodi dell'anno, Natale, il giorno della Candelora e poi riaprire le attività. O si sta anche studiando un'opportunità di tenerla aperta durante il weekend. Signore, ce la spiega tecnicamente quest'ultima prova che viene fatta? Questa prova simula la rottura della fune, come simula che la fune si è rotta e quindi devono intervenire ovviamente le sicurezze sulla vettura per bloccarla e non farla scorrere nella stazione. Quindi stiamo simulando proprio il taglio della fune. Quindi possiamo dire che è riuscita questa prova? Sì, davvero.